Professor Gianni Oliva, intanto terrorismo rosso, terrorismo nero, c'è una sostanziale differenza, le chiedo. Ma guarda, io credo che terrorismo rosso e terrorismo nero vanno studiati insieme per tutte le interconnessioni che ci sono state e soprattutto perché insieme caratterizzano la peculiarità dell'Italia negli anni 70. Il terrorismo non è un fenomeno italiano, c'è stato in Germania, c'è stato in Francia, dappertutto ha avuto una durata molto più limitata, in Italia è durato quasi 20 anni, ha avuto un numero di morti molto più limitato, in Italia ne ha avuti quasi 400, e dappertutto ha avuto un colore politico solo, mentre in Italia ne ha avuto due. E allora, partendo da queste considerazioni e ricostruendo quello che è avvenuto sulla base di ciò che la magistratura ha potuto stabilire, perché molte cose sono ancora da chiarire ovviamente, ho cercato di ricostruire i fatti e di domandarmi come mai queste particolarità italiane. Ecco, è stato più cruento il terrorismo rosso o quello di destra? Beh, sa, il tritolo fa più morti di quanto non le facciano le pistole. Dopodiché il numero di terroristi rossi è molto maggiore dei terroristi neri. Perché questo? Perché il terrorismo rosso reclutava in quel vasto mondo degli extraparlamentari di sinistra, che era numeroso, che ha formato migliaia e migliaia di giovani. Qualcuno, una esigua minoranza, ma comunque un numero significativo, dopo aver scandito per anni nelle strade se vedi un punto nero spara visto, è un carabiniero o un fascista, e glielo dico perché ero anche uno di quelli che li scandivano all'epoca, c'è qualcuno che ha fatto il passo oltre e ha cominciato a sparare. Io ho fatto un dibattito tempo fa con Alberto Franceschini, uno dei fondatori della Brigata Rossa, poi ha detto una cosa drammatica, è vera, però dice: noi siamo solo quelli che hanno preso sul serio quello che si diceva. E questo lo dico perché bisogna riflettere sulle corresponsabilità che ci sono state in quel periodo, sulle parole in libertà che tanti abbiamo lasciato andare. Quindi il terrorismo rosso reclutava in quest'ambito, il terrorismo nero reclutava in quei gruppi di ordine nuovo, di terza posizione, che erano numericamente molto più esigui, ma che avendo degli agganci con apparati con persone che stavano anche negli apparati dello Stato, hanno potuto utilizzare degli strumenti che, chiaro, il tritolo ammazza molto di più del singolo colpo di pistola. Ecco, tutte e due hanno, diciamo, dato vita a questa strategia della tensione che ha caratterizzato l'Italia dalla strage di Piazza Fontana fino alla strage della stazione di Bologna, giusto? Sì, ma forse ancora oltre, nel senso che il 12 dicembre del 69 Piazza Fontana è l'inizio ufficiale, tra virgolette, di questa stagione. L'ultimo delitto attribuito alle Brigate Rosse storiche è avvenuto il 16 di aprile del 1988, il senatore Ruffilli, collaboratore di De Mita, ucciso a Forlì, quindi sono 19 anni. Bologna viene utilizzata come data terminale per il numero di morti che ha determinato, perché è stata eclatante. Comunque è evidente che nel corso degli anni 80 il fenomeno terroristico di sinistra è andato profondamente declinando e quello di destra si è quasi del tutto esaurito. Secondo lei la verità sulla strage alla stazione di Bologna, la verità giudiziaria, corrisponde alla verità vera? Non lo so, la verità giudiziaria di Bologna è l'unica che è stata accertata in tutti e tre i gradi di giudizio. Resta un punto interrogativo: che senso politico aveva la strage di Bologna? Perché se le stragi neofasciste erano fatte per farne ricadere la colpa sulla sinistra e indurre lo Stato a una stretta sulle libertà per riportare l'ordine, beh, questo problema nel 69, nei tempi di Piazza Fontana, c'era, nel 1980 no, erano gli anni del riflusso, quindi il dubbio resta. L'altra pista internazionale, quella che riconduce la strage di Bologna ai palestinesi, è suggestiva. Dal punto di vista politico sarebbe più esplicativa, dal punto di vista giudiziario non ha trovato conferma. Ecco, terrorismo che possiamo giudicare definitivamente, possiamo dire definitivamente sconfitto? Dal punto di vista politico e giudiziario quel terrorismo è stato sconfitto. Dal punto di vista morale, secondo me, dobbiamo ancora farci i conti. E i conti non sono sulle persone che sono state condannate, individuate e quant'altro. I conti bisogna farli con l'atmosfera politica che ha permesso la nascita di quel fenomeno, perché di quell'atmosfera siamo stati corresponsabili molti di più di quelli che non sono state le persone arrestate. Siccome siamo di nuovo in un periodo in cui le parole girano in libertà, forse sarebbe bene ricordarci che nella storia le derive sono sempre passate nelle smagliature della coscienza collettiva.
Ecco, infatti quello che volevo chiederle era proprio questo, se corriamo dei rischi al giorno d'oggi con questa situazione politica così confusa, diciamo. Ma sa, dei rischi di P38 o di tritolo non ne vedo, insomma, come non vedo rischi di camera gas, neanche di olio di rigeno, di manganelli. Perché nella storia le modalità con la quale si sono manifestate le derive sono sempre state diverse. C'è però un retroterra che sicuramente viene fuori. Quando ci sono in giro delle rabbie, quando non c'è la capacità della politica di dare una risposta in termini di progettualità, quando la politica si rifugia ancora dietro le bandierine messe sul passato per distinguersi da una parte o dall'altra, quando le parole vanno in libertà e individuano dei nemici per nascondere i problemi reali, si aprono le sbagliature. A che cosa porti non lo so, perché come storici abbiamo difficoltà a capire il passato, si figura a pensare di vedere il futuro, sicuramente ci sono delle analogie come atmosfera. Grazie professor Oliva.